Dopo circa 20 giorni che ho messo a macerare, si potrebbe dire, l'alcol, il limoncello è pronto. Si presenta di bellissimo aspetto, giallo canarino. Io lo faccio sempre biologico, so quello che faccio. Quest'anno faccio solamente il limoncello perché l'alcol l'hanno portato veramente alle stelle. Pensate che costa allo stato massimo 1 euro e qualcosa, lo vendono a 15 euro. Ma pronto è così. Quindi facciamo sempre il limoncello che lo preferisco molto per l'estate, anche durante l'inverno, e salta. Forse l'allorino lo farò più avanti. Il nocino quest'anno salta. Anche un grande liquore anche quello, però questo è rinfrescante, antiossidante, ottimo. Però bisogna saperlo fare, io lo faccio abbastanza forte e pastoso. Adesso io lo lascio ancora dopo che ha macerato 15 giorni, diciamo quasi 20 ha fatto, forse anche di più, con bucce veramente biologiche. Ancora lo lascio in questa casseruola, questa pentola che metto anche il coperchio, in modo che non ci vada a finire nulla, ancora per una settimana. Così prende una forza particolare, poi verrà filtrato e messo nelle bottiglie, quindi verrà bello chiaro, ma allo stesso tempo molto più interessante. Altrimenti, questa parte che vedete, che leggermente c'è un po' di sedimento, un minimo, no? C'è sempre qualche cosa, che andrebbe già bene così, è più, diciamo così, grossolano, ma va bene, andrebbe bene anche così. Però questa parte è forte perché gli dà forza, gli dà sapore. Allora, la lascio ancora una settimana e poi sarà filtrato fra una settimana. Grazie all'attenzione da Coppa Latte da Michele Expert. Che bel colore.